C'è Lara Martelli, Lara, coreografa e performer, nata nell'entroterra di Pesaro e vive e lavora in Germania dal 1990. Ha studiato alla Wolfgang Schule sotto la direzione artistica di Pina Bausch. Ha lavorato come danzatrice nelle compagnie di Susanne Link e Jan Fabre e oltre ad aver composto diversi lavori coreografici. Dal 2019 è entrata a far parte del corpo docenti all'Università delle Arti, Wolfgang, a Essen, nel Dipartimento Teatro. Ciao Lara. Oh. Ciao, grazie Gloria, grazie Antonio Angerfest dell'invito. Mi sentite bene? Sì, ecco, grazie Angerfest. Io sono una di quelle artiste, credo, a cui si riferiva anche Antonio prima. Sono stata ospitata varie volte e ho anche avuto la possibilità di presentare dei lavori neanche abbozzati, di fare degli errori, allo stesso tempo presentare dei lavori un po' più elaborati, quindi di questo sono molto grata e credo che uno dei primi punti, vorrei diciamo in qualche modo continuare il discorso di cui parlava Antonio, e prima di parlare di quello che voglio veramente parlare, è che è importante che le istituzioni diano un sostegno all'artista. E di questo senso, e ora forse più che mai. Chiedo in qualche modo scusa se nelle parole che dirò il discorso potrebbe anche suonare un poco politically correct rispetto a questo momento. Molte cose sono già state dette e per fortuna le avrei dette io in maniera molto meno precisa. Quindi vorrei iniziare sul fatto che io prima di tutto sono un'artista in una posizione privilegiata, vivendo in un paese dove la prima ministra tedesca, no, afferma che l'arte è uno dei beni primari. In generale, però, io sono privilegiata, io come donna bianca europea, che non ha mai vissuto una guerra prima, ma forse ne ha sentito parlare dai nonni, dai bisnonni. Sono privilegiate. Fino adesso, come artista, forse, diciamo, personalmente mi sono sempre interessata di temi esistenziali, però vedo, in me stessa e credo anche di annusare un po' da quello che vedo e che sento, che questo periodo in qualche modo ci ha portato a provare sulla nostra pelle cose che in realtà nel mondo succedono da sempre. Ci sono guerre da sempre, la gente muore da sempre e anche molto, no? Però noi non abbiamo mai visto così da vicino queste cose, per cui credo che quello che stia succedendo sia, ecco, nonostante magari in Germania sia andata meglio che in Italia, insomma comunque o a qualcuno sia toccato più vicino che da altri, però credo che quello che sta succedendo è per noi come un campanello di sveglia, no? Perché in qualche modo soprattutto la danza, diciamo negli ultimi decenni, no? Qui in Europa, dico, no? Ci siamo soffermati molto sulla ricerca del come, su nuovi linguaggi, su nuovi stili, e forse stava diventando, non per tutti ovviamente, ma diciamo, parlo un po' del quadro in generale, no? Un po' meno importante cosa c'ha da dire l'artista. E quindi su questo vedo una grande opportunità in questo momento. Siamo toccati su un tema esistenziale da vicino. Questo tema esiste già da sempre, però come l'artista è una spugna, l'artista riflette quello che ha nell'ambiente, no? E quindi in qualche modo credo e spero che da adesso in poi nasceranno dei lavori potentissimi. Sul fatto dell'isolamento, sul fatto di non poter creare o comunque di essere stati frenati nella creazione, anche questo secondo me sarà una spinta incredibile. Già un po' si vede, all'inizio c'è stata molta agitazione e attivismo, quindi c'è stata un po' una reazione a questo non puoi, no? Quindi non puoi uscire, non puoi fare niente, non puoi parlare, tutti volevano parlare, tutti volevano fare. Tutti volevano... Però
però in realtà gli artisti, che sono delle persone sensibili, credo che abbiano tutti colto poi l'opportunità dell'isolamento, che è un'opportunità di silenzio, e l'arte nasce dal silenzio. E come diceva Valentina prima, quindi il ruolo dell'artista non mi preoccupa in questo momento, anzi credo che sarà fondamentale. E, l'arte, la danza, è vero che è fatta di contatto, è vero che sarà difficile con queste nuove normative, però stavo riflettendo anche a le compagnie, i gruppi, se lo fanno le squadre di sport, perché non si può fare una compagnia di danza che ci si mette in un ritiro, oppure penso a cose ancora più radicali, pensiamo a Grotowski, alle proposte, cioè quante cose forti sono nate nell'epoca, nella storia, da persone, artisti, gruppi che si sono ritirati per molto tempo e hanno lavorato da soli prima di poi portare fuori. Quindi non la vedo in qualche modo come un problema il fatto di forse non poter subito mostrare dal vivo i propri lavori, e anche il fatto di non poter in qualche modo lavorare da vicino. Sì, ecco, questo mi porta le squadre di sport, le squadre di danza. Poi mi è piaciuta la parola che avete usato, abitare il teatro, e quindi ci sarà una, per forza si dovrà ripensare a come vivere i teatri. La Francesca, credo, non mi ricordo chi diceva, della la città teatro, oppure il teatro sempre aperto, e la danza si dovrà spostare ancora di più di quello che già sta succedendo, di più nel locale, nei posti, nell'ambiente circondario vicino, aprirsi più alle persone in luoghi aperti, aprirsi anche al pubblico in maniera casuale. C'è stato tanto teatro di strada, danza urbana, ma perché non danza di strada? E d'altro canto ci sarà anche la possibilità di, avendo i teatri abitati o gli spazi abitati, di poter far partecipare il pubblico anche a processi, anche a prove, anche a condivisioni sotto forma di seminari, sotto forma di... E quindi o ci saranno spettacoli in grandi spazi, per un pubblico che magari passa da solamente, oppure ci potrebbero essere spettacoli, ci saranno spettacoli dove ci si indirizza uno a uno, a una persona. Anche questo, in questo in realtà vedo delle possibilità, proprio perché l'artista è colui che trasforma, è colui che trasforma in maniera poetica il brutto in bello. E visto che anche siamo così martoriati da questa situazione in maniera molto informativa, credo che il ruolo dell'artista sia fondamentale da adesso in poi, ancora più di altri momenti. E sì, credo di avere, forse non ho detto tutto, però insomma sono già state dette tante cose interessanti, importanti. E... Grazie mille, Lara. Grazie. Grazie.